Intanto buonasera a tutti e tanti auguri di questo Natale che avete trascorso e speriamo che iniziamo quest'anno con il migliore dei modi per questo osservatorio. Allora, questa riunione è stata voluta dal signor Salamone proprio per annunciare la conferenza stampa che andremo a fare giorno 9. Mi sembra, quella che verrà pubblicata con tutti i giornalisti che ci sono nel nostro territorio. Io, quello che diceva poco fa Salamone, il discorso della 106, noi come osservatorio siamo incazzati, ma veramente incazzati. Volevamo fare addirittura una denuncia proprio per denunciare questo menefreghismo a quanto noi stiamo constatando, perché quell'incidente che c'è stato, quei due extracomunitari, è stato veramente come se noi avevamo chiesto la strada illuminata, la strada asfaltata, di togliere tutta quella erbaccia che c'era lì intorno. A distanza di un anno dalla morte del povero Raffaele, niente si è fatto. Ma niente, completamente. Cioè, noi abbiamo avuto qualche cosa che abbiamo visto nella strada che abbiamo denunciato l'anno scorso sulla 106, Palizzi, qualche cosa lì hanno fatto. Ma questo discorso qua del bivio di Rocuti, veramente per noi è vergognoso. È vergognoso perché dopo la denuncia che abbiamo fatto sia al prefetto, mi sembra che abbiamo fatto una lettera direttamente al prefetto, il prefetto è venuto da noi a controllare, è venuto da noi a vedere chi siamo, chi non siamo, hanno preso l'informazione e mi sembra che le informazioni sono andate abbastanza bene, anzi sono andate anche a fare dal signor Salamone, hanno chiesto l'informazione sul signor Salamone e noi siamo perfettamente in regola e tutto. Dopodiché noi credevamo che ci chiamavano proprio per andare a vedere questa situazione di Rocuti. Niente si è fatto. Adesso la denuncia che è stata fatta direttamente al prefetto. Il prefetto di quell'incidente si deve assumere le sue responsabilità, perché se avessero intervenuto per quello che abbiamo chiesto noi, che erano cose fattibili, non abbiamo chiesto delle cose chissà, avevamo chiesto la strada illuminata a tutto il percorso, dal bivio di Rocuti fino al bivio di Sant'Elia, è il bivio nuovo che hanno fatto, perché lì hanno illuminato quel tratto, poi staccato completamente a Rocuti zero, prima ancora dell'incidente di Raffaele. Cioè, questo ci lascia un po' veramente perplessi. Avevamo chiesto un incontro e ancora oggi non è stato. Adesso veramente ci siamo stancati. Adesso agiremo legalmente con queste che hanno avuto questo veramente menefreghismo delle nostre richieste. E ci attiveremo con l'anno nuovo, naturalmente ci attiveremo a fare i dovuti passi per quello che l'osservatorio ha chiesto e poi ognuno si prende le sue responsabilità. Noi quella sera dell'incidente siamo stati lì come osservatorio, abbiamo constatato, abbiamo fatto con i vigili, c'erano i vigili del fuoco, c'era polizia, c'erano carabinieri, c'era tutto quello che c'era con Melino Fedele, eravamo lì e abbiamo constatato che se quel tratto là fosse illuminato per come doveva essere, probabilmente quell'incidente non c'era, perché la strada, se voi adesso quando ve ne andate verso Lazzaro, fermato un attimino, tornate, vedete che c'è un buio totale, totale, non si vede niente. Ora dico, se quella macchina camminava a 120-130, perché qua mi sembra che stiamo facendo un discorso della velocità e gli diamo sempre la colpa alla velocità. Intanto tu non gli dai la possibilità di andare a quella velocità, ma anche se va a quella velocità non è detto che tu devi andare a ammazzare delle persone a mezzo alla strada, perché non c'è la segnaletica. Non c'è l'illuminazione, l'asfalto è come abbiamo detto prima, che è un asfalto viscido. Tante cose, le erbacce che lì sono state veramente abbandonate, che veramente mi vergogno io. Io quando vado a trovare mio nipote là, io mi vergogno a vedere quelle erbacce là che non hanno toccato un filo.
un filo non l'hanno toccato, e questo non va bene, per il rispetto dei morti che ci sono stati là. Adesso basta, noi denunceremo il fatto, io avevo fatto una richiesta sinceramente, dottor Salamone giustamente dice aspettiamo un attimo, facciamo le cose per come devono andare. Io avevo fatto una richiesta di avere un incontro con tutti i comuni della Valle Greganica, avevo chiesto a Don Giovanni di attivarsi, che mi mettesse in contatto con tutti i sindaci per fare una riunione per bloccare la 106. E lo faremo con l'osservatorio a bloccare questa 106 se non ci danno risposte entro i brevi termini. E avevamo chiesto un incontro al comune di Merito, però del comune di Merito ci sono i soliti problemi perché giustamente sapete tutti i problemi che ci sono qui a Merito, però io spero è di farla questa riunione con i sindaci e vediamo quello che loro intendono, perché qua ho il dubbio che in quell'incrocio, adesso parliamo sempre di quell'incrocio, però l'obiettivo è tutta la 106 almeno fino da Pellaro fino a Palizzi, che è stata abbandonata completamente, non si è stato fatto niente, o stupidate, tipo là dopo della galleria, in quella zona subito dopo la galleria hanno alzato quel calderal là, ma poca roba se uno ci pensa di quello che sta succedendo in questa 106. Adesso non aspettiamo che succedano ancora incidenti, non aspettiamo che ancora andiamo a vedere i morti su questa strada. Noi ci siamo stancati e per quanto mi riguarda io sono con l'idea di fare questa riunione con i sindaci per vedere che cosa hanno in mente loro e che cosa vogliono fare, perché anche lì sul discorso di Rogudi, tornando sempre in quello di Rogudi, non si sa quella strada se è dell'ANAS, se è del comune di Merito, se è il comune di Rogudi, se è della provincia, non sappiamo niente, perché dice sotto il ponte la deve trattare risponde Merito, sopra del ponte là è Rogudi, c'è il bivio lato sinistro di Rogudi, lato Merito è il comune di Merito, che si mettono d'accordo però su questo per sapere, secondo me, come vedo io le cose, è quello che c'è questo menefreghismo, perché quando c'è una denuncia là non sa chi è che deve intervenire, non si sa chi è che deve intervenire in quel bivio. Adesso, prima che succedano altre cose, altre disgrazie, interveniamo subito su questo bivio, perché continua ancora a esserci morte. Noi speriamo che queste mie parole vanno al vento, perché per carità signore, però quel punto è diventato un rischio per tutti. Adesso voglio che dice qualcosa il nostro avvocato, perché su questa problematica noi siamo stati in una riunione a Reggio che si parlava della sicurezza della 106, dove sinceramente siamo rimasti un po' male perché su questo tratto non si è parlato per niente, si è parlato della 106 alta, si è parlato della Ionica Tirreno, però su questa 106, soprattutto su questo nostro tratto, niente, come se ha parlato il sindaco, ci sono state autorità molto importanti, però non l'hanno, il nostro tratto non l'hanno nominato nemmeno per un secondo, e questo ci ha dato un po' fastidio. Vuole parlare l'avvocato? Tanto buonasera a tutti. Non è che ho molto da aggiungere rispetto a quello che ha già esposto il Presidente. Naturalmente sì, sono stato a quella riunione qualche mese fa dove sono state affrontate varie problematiche relative alla sicurezza stradale. La nostra, diciamo, il nostro tratto di competenza, cioè quello relativo alla 106 Ionica, è stato un po' trascurato, perché si è dato forse un po' più risalto, per carità anche legittimamente, alla zona del Cosentino, del Catanzarese eccetera, però la nostra zona è stata un po' come attenzione, è stata poco attenzionata, almeno in quella riunione.
cercheremo nelle fasi successive di essere di avanzare quelle che sono le nostre proposte, quelle che sono le nostre istanze a chi di competenze, e in modo tale che abbiano nei nostri confronti sempre più un occhio di riguardo, ma non tanto nei nostri confronti come associazione, ma come utenti della strada, come cittadini. Per quanto riguarda il discorso relativo al bivio di Reculi, che è stato dal Presidente affrontato a più riprese, certo, a volte secondo me basterebbe poco perché si evitassero dei danni gravi con persone che muoiono in modo veramente, tra virgolette, stupido, perché basterebbe pochissimo in quel tratto di strada illuminare un po' per evitare che si verificassero appunto delle tragedie che colpiscono poi le famiglie e tutta la cittadinanza. Abbiamo come osservatorio, naturalmente poi sul punto sarà ancora più specifico e più preciso anche ancora di più il dottor Salamone, abbiamo avanzato delle istanze lì al prefetto, il quale ci aveva garantito almeno un interessamento che dal punto di vista concreto, almeno ad oggi, non c'è stato. Naturalmente cercheremo di avere un occhio ancora più pressante presso gli organi appunto di competenza, e cercando di far valere le nostre ragioni, che non sono solo le nostre ragioni come associazione, come osservatorio, ma sono le ragioni che portiamo avanti, che sono quelle degli utenti e dei cittadini tutti. Non altro aggiungere se non quello di stare uniti, stare insieme per portare avanti questa battaglia che da anni ci sono persone come il dottor Salamone, come il signor Crea, sono in trincea per portare avanti appunto queste esigenze, queste istanze che sono naturalmente di primaria importanza per tutta la popolazione, per tutta la cittadinanza. Io non mi dilungo molto perché vorrei far intervenire il dottor Salamone che avrà molto da dire sulle iniziative da intraprendere come osservatorio. E grazie e buon anno a tutti. Volevo solo aggiungere il discorso che ha fatto l'avvocato, che noi già avevamo parlato, anche avevamo preso un appuntamento con un dirigente dell'ANAS, la signora dell'ACI, la responsabile. Avevamo preso degli accordi che con l'anno nuovo faremo con la collaborazione sua anche delle iniziative per quanto riguarda per la sicurezza sempre della 106. Lei è stata disponibilissima, ha detto che giustamente organizziamo questa giornata di invitarla, perché loro sono presenti per questa problematica. Noi ci stiamo muovendo al nostro modo, magari senza fare rumore, vogliamo fare un po' di ottenere le cose con una certa di non creare troppo problemi, di non fare troppo chiasso, però fino a un certo punto. Dopodiché faremo se c'è da fare anche qualche manifestazione o qualche sciopero per quanto riguarda per ottenere qualche cosa di buono, lo faremo come osservatorio, come associazione Amici della FL Caserta è un discorso, come osservatorio noi ci attiveremo per creare uno sciopero in zona. Per quanto poi con l'anno nuovo, se qualcuno di voi vuole intervenire, ci vuole dare una mano per organizzare questa giornata, perché sicuramente la faremo, se non abbiamo risultati e risposte concrete dopo la lettera che manderà Salamone, se non abbiamo risposte subito e concrete, ci attiveremo per uno sciopero generale. Inviteremo tutti i comuni della Valle Greganica, faremo le cose come si devono fare, naturalmente senza creare problemi a persone o a chi. Lo faremo pacificamente, uno sciopero per ottenere i nostri diritti. Ok? Io intanto vi ringrazio per la vostra presenza e spero che la prossima volta sarà più una riunione più festosa che
che parlare di queste disgrazie delle persone. Adesso se qualcosa vuole dire il nostro vicepresidente, è raffreddato naturalmente. E allora passo la parola al dottor Salomone. Buonasera a tutti. Vorrei augurarvi un buon anno, ma secondo me siamo più peggio di prima, anche perché l'ultimo anno ce lo siamo passati con tantissime problematiche, specialmente di incidenti, sia sulla fascia ionica, che è questo tratto, e sia anche lì tirrenica. Non ci dimentichiamo le ultime tragedie che si sono consumate la Iono Tirrenica. In uno spazio di 2 mesi sono morte 5 persone, di cui 4 erano in macchina, sono volate da un precipizio perché non c'erano le barriere, chiamiamolo così, che potessero avere una messa in sicurezza della strada, e quindi sono precipitate. Velocità, non velocità, quello non stiamo qui a dire o a essere noi tecnici, però secondo me la prima cosa che una strada debba avere indipendentemente, ma ci vuole la messa in sicurezza, e mi sembra che è una cosa giusta, perché se capita un incidente il colpo viene attutito anche dalle barriere protettive. E lo stesso in un'abitazione, se non ha una conformità dell'impianto elettrico o un'attività commerciale non ha il nulla osta del via, l'attività non bisogna attivarla, quindi resta chiusa affinché non parte legalmente. E noi qua oggi siamo qui a discutere che vogliamo la 106 sicura, l'abbiamo detto, l'abbiamo dimostrato anche a luglio nella nostra apertura dell'osservatorio e con Pompieropoli, che è di grande prestigio sul territorio, dov'è che in quella giornata ha imparato tantissimo ai bambini e anche a noi grandi di come andare sulle strade, viaggiare. Magari capita quella persona che è un po' brillo, una cosa o un'altra, però non tutti hanno una velocità alta. Io me ne sono accorto e vengo oggi piovendo, dove la prima cosa, che è la più assurda, è il manto stradale. Cioè dire, il manto stradale, se tu freni la macchina se ne va. È come lo stesso che gli avete versato gasolio sul pavimento o sulla strada, scivola. Cioè dire, se è stato promosso, sono stati promossi parecchi tavoli tecnici con una marea di soldi e non abbiamo un tappetino giusto, me lo spiegate, dove sono andati a finire questi soldi? Che messa in sicurezza è stata? Quindi ecco la nostra rabbia e ira anche a dire come osservatorio, io ti sto facendo segnalazione, ti sto dicendo che lì non va bene, evitiamo altri morti, però tu purtroppo delle nostre segnalazioni non hai niente, te ne freghi. Io sono arrivato per ultimo, ma voi, signor Crea, che avete costruito da 10 anni con un'associazione che vi avete impiantato una marea di problematiche reali da 10 anni, e anche come dicevate voi, accertate dal Ministero, io voglio dire, le progettazioni che sono state fatte, i tavoli che sono state aperte, per non parlare delle modifiche, se ci sono stati dei tavoli tecnici, hanno portato a questo. Perché l'entità di allora a dire vedete che questo ci porterà a questo e poi è stato fatto diversamente, c'è un problema, e il problema esiste, perché non è che è solo il conducente, è anche la viabilità, e lo dico con fermezza, che vi porta a fare delle manovre azzardate. Se noi diciamo, è da un anno con me, però voi, signor Crea, da 10 anni che dicete la stessa cosa, che quel tratto a quei tipi di problematiche e premesse, quelle tipi di difettosità, e vengono segnalate da buon cittadino e neanche sentite, bisogna agire. Allora noi vogliamo la chiusura della 106, non è conforme, non ha una sicurezza stradale, chiudiamola, secondo me. Non ha motivo di esistere, porterebbe ancora di più problemi e anche gente che muore, anche se va a 40 all'ora.
non avendo una protezione di barriera, perché si scaraventa al di fuori della carreggiata e se ne va fuori proprio, perché l'urto anche piana a 40, a 50 è lo stesso che lo fate a 80. Quindi io oggi, come oggi, che le istituzioni si proiettano solo esclusivamente con un discorso di autovelox, è sbagliato, perché bisogna vedere la viabilità. Si deve pensare di più alla percorribilità della strada, alla progettazione giusta e sicura. Quante arterie ci sono in questo tratto abusive? Segnalate! E mai andate, perché se c'è un incidente di un'arteria che è stata aperta così e non hai parametri, succede qualche incidente, la colpa di chi è? Il controllo che c'ha l'ANAS, mi dite che controllo è? Non va bene questo. Questo noi, giorno 9, siamo in conferenza stampa, dove che apprenderete da parte nostra come osservatorio i tre punti cardinali di questa conferenza stampa. Uno, e secondariamente inizieremo, già lo dico, a una forte petizione popolare su tutto il tratto della 106, tutto il tratto della 106, e in più chiediamo anche, e lo chiediamo, scenderemo anche in autostrada se c'è sulla superstrada, a bloccare pure la superstrada, perché non è in condizioni di sicurezza. Evitiamo le ste morti. Anzi, io vi dico anche che mi indigno pure su queste cose, c'è proprio da indignarsi, perché lei 10 anni di lotte, noi abbiamo iniziato e non dico quasi, ma ci disconoscono pure come osservatorio. L'associazione, che è un'associazione di carattere nazionale, che è un'associazione delle 14 previste dal CNCU, Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, sotto l'alto presidente del Consiglio della Presidenza dei Ministri, quindi accertate, documentate tutto, ancora mi si pone il problema, andiamo a vedere che non sia qualche associazione locale. Ma dai, non poteva fare un'iniziativa del genere a creare un osservatorio che ce l'ha per statuto. Ha fatto l'osservatorio sulla energia, ha fatto l'osservatorio sulla sicurezza agroalimentare. Quindi qualcheduno già pone questo problema. Secondo me si deve un po' rivedere le carte e dire: ma l'organizzazione, che organizzazione è? Come vi state prodigando? Abbiamo fatto, non dico assai, ma un bel percorso, e cosa che continueremo nel 2015 ad essere più incisivi. Apriremo pure un tavolo tecnico a dire, a verificare realmente quello che è stato fatto fino adesso e vedere se realmente ne coincide una cosa sola, quello di aver fatto le cose giuste. Perché uno per un svincolo non può fare 10 km più avanti per poi girare e ritornare con una rotatoria stretta, dov'è che passano anche tir, autocarri, eccetera, devono andare a finire sopra la rotatoria e creare un pochettino, non dica sai, chi sta di dietro, perché è piena di sassi, e schizzare, diciamo così, un sasso e rompere un parabrezza, una cosa. Perché arrivare a questo quando le cose sono fatte sbagliate, sono errate? Come questo, come altre cose, si poteva evitare, secondo me, anche ancora in fase di accertamento, eccetera, la morte di quei due indiani. Noi abbiamo segnalato l'illuminazione, ma era di poco, bastava mettere un pannello, una cosa e via. Però da buon cittadino mi dici: fai segnalazioni anche tu, istituzioni, e delle mie segnalazioni non vengono recepite. E io che ci ho rimesso. Cioè, dire, capisco che l'istituzione non interviene, questo non mi sta bene più. Ecco perché adesso l'osservatorio lo faccio pure come associazione, perché l'associazione è sul campo nazionale, sta promuovendo azione dappertutto, oltre a costituirci nelle fasi penali di mala sanità, stalking, usura bancaria. Ci siamo attivati anche sul fatto dell'osservatorio, perché abbiamo rilevato che era prioritario. È bene che tutti scendano su questo, eccetera. Abbiamo dato anche la nostra disponibilità d'aggregazione a chiunque, però teniamo conto che un osservatorio ha una cosa molto importante, ed è quello di dare un input
all'altra istituzione governatrice a dire benissimo, l'osservatore ci ha detto questo, prendiamo immediatamente un esame. È lo stesso di una diffida che fa Codici, non la fa tanto per... la fa perché ha constatato l'illegalità o ha visto che la persona di quello che realmente gli è capitato deve avere una forza di tutela. E quindi cerchiamo di voltare un po' di pagina. Le istituzioni non funzionano, benissimo, scendiamo, non abbiamo problemi noi di aggregarci o di fare, no, tranquillo. L'abbiamo fatto con la petizione di Equitalia, l'abbiamo fatto anche con altra e stiamo continuando a farlo contro la mala sanità. Qual è il problema? La mala sanità l'abbiamo annunciato 7 anni, 8 anni fa. E questi sono i risultati di 7-8 anni fa che noi prevedevamo e abbiamo detto, abbiamo sostenuto, abbiamo corretto il tiro, abbiamo detto no, dovete fare questo, no, dovete fare quello. Però il governo, orecchie da mercanti, presente per varare una legge che esonerava dalle responsabilità civili e penali i medici. Oh, acá viene violato un diritto, quello democratico. Non mi sembra giusto sta cosa. Ecco perché l'intervento nostro, come ad Attilia Befora, avere due nomine da pensionato, essere direttore di Equitalia ed essere direttore dell'Agenzia delle Entrate, sì, oh, e io si beccava quasi un milione di euro all'anno, da pensionato. Abbiamo avuto anche la nostra forza ad appellarci al TAR per la doppia nomina, cioè dire il governo non guarda più queste cose. Il governo vuole anche l'illegalità, figlioli. Mo si è stanchi, tasse da pagare, ATASI, questo, ti do tutto, perché cosa? Non avere neanche un'illuminazione e uno svinco. Se fai finta che viene qualcuno in contromano, io come lo vedo? O se c'è qualche matto che cammina senza fari, o magari qualcuno ubriaco, come faccio? È segnalato, si potevano evitare se i fatti lo accertano poi, eh? Però questo per dirvi che noi ci eravamo mossi bene, abbiamo fatto un bel tratto noi. Non c'è una piazzola di servizio. Se uno di notte ha qualche problema, o la macchina non gli va, o sgonfia una ruota, eccetera, mi dite in quale piazzola va? Deve andare per forza a finire nel mezzo di una carreggiata. Non c'è una pista ciclabile. Noi abbiamo detto al prefetto di sospendere proprio nel mese di agosto, perché era più in transito, eccetera, il discorso delle biciclette. A me mi sembra che da 3 mesi a sta parte c'è stato pure un incidente mortale in bici, che è stato scaraventato. Oh, figlioli, ci deve essere, cioè dire, su una statale, ci deve essere una pista ciclabile. Non c'è, non si può andare. E per me è una statale 106 che non è a norma. E perché continuare ad avere problemi e avere pericoli e mettere veramente in condizione al cittadino di uscire da casa e poi non tornare? È questo che io dico. E noi lotteremo, faremo la petizione, andremo avanti, eccetera, perché chi mi conosce bene, ho amato sempre la legalità. Sono una persona che mi piace vivere legalmente, però far vivere anche agli altri legalmente e impararlo, perché è nella nostra anche indole di associazione imparare pure il consumatore alla legalità. E quindi chi viene da noi e vuole un riscontro oppure fa una segnalazione, noi mandiamo direttamente in procura, perché quella segnalazione, non dico assai, il magistrato ne prende atto e la porta avanti, perché quella persona è venuta per un discorso di legalità. Lo dobbiamo cambiare un pochettino? Cambiamole in bene. E dove non vanno le cose, e dove non sono a norma, non vanno bene. Come ce li chiedono a noi tutte le norme, tutte le cose, anche loro lo devono fare. Hanno speso soldi, hanno indotto... Io non ho visto niente di questo, perché i problemi ci sono. Non è un problema solo di velocità. E lo diciamo fortemente, perché le segnalazioni vengono solo esclusivamente sulla viabilità, non vengono sulla velocità.
vengono proprio sulla viabilità, su quel tratto di Lazzaro dove escono, eccetera. Quando abbiamo fatto con voi ed è venuto Calabria TV, in 10 minuti sono fatti un sacco di errori madornali e anche di manovre azzardate, che purtroppo la strada, cioè dire, te lo consente di fare proprio così, non hai altre alternative. Sparti traffico, cose che purtroppo non conosci dove metterti. Per terra proprio a dire ho una traiettoria, una lì, niente, sta scomparendo. Io l'ho vista adesso mentre andavo, non ci sono postazioni giuste o magari traiettorie pure dove che ti metti, ti canalizzano proprio giuste, messe così. Non va bene, non è a norma. E noi tutti, noi l'abbiamo scritto a luglio, noi vogliamo la statale 106 sicura, ecco qua, perché deve essere a norma. Quindi le istituzioni, l'ANAS, chi è, chi non è, deve garantire all'utente la normità della strada. E su questo, con l'anno nuovo subito, grideremo ad alta voce. Come vedete, Salamone è un fiume in piena. Io volevo, prima che volevo che interveniva il signor Crea, perché dice che non è, però prima di intervenire il signor Crea voglio che di qualcosa che doveva dire l'avvocato per chiarire qualche cosa. No, giusto per la riunione a cui facevamo riferimento, non era, era una riunione che si è tenuta presso la prefettura, non come mero errore è stata indicata la giunta, anzi è una riunione tenutasi in prefettura alla quale hanno partecipato varie associazioni, ma sa perché la nostra non è, è stata interpellata. Quindi riunione tenuta in prefettura, non logica, anzi mi colgo l'occasione per sottolineare l'impegno che questo ente ultimamente sta assumendo nell'ambito provinciale, promuovendo delle manifestazioni per la sicurezza stradale, per l'educazione stradale, proponendo dei progetti anche con le varie scuole, e per questo lo ringraziamo, ringrazio il Presidente e tutte le varie componenti appunto dell'AGE. Ecco, ci teniamo a fare questa precisazione. Grazie per hai chiarito questo piccolo errore. Allora, noi invece subito dopo queste feste di quest'anno con il signor con i vigili del fuoco, non vuole che lo nomino lui, comunque con i vigili del fuoco andremo nell'istituto scolastico per organizzare delle giornate dedicate alla sicurezza stradale con la collaborazione del segretario che ha detto che ci ha dato la sua disponibilità, e vedremo di organizzare anche questa giornata, che andremo nelle scuole naturalmente come osservatorio e con delle piccole percorsi per i bambini, per i ragazzi, di fare un po' di scuola stradale sempre, naturalmente con la collaborazione con i vigili del fuoco. E adesso gentilmente volevo che qualcosa dice il signor Crea e il suo collaboratore. Intanto ringrazio il Presidente per l'invito e il segretario dottore Salamone. A quello che hanno già detto loro c'è poco da aggiungere, dico soltanto che dal 14 gennaio 1999 ho interessato sia gli organi competenti locali che quelli ministeriali per le criticità che presenta il tratto di strada che attraversa l'abitato di Lazzaro. Si sono susseguiti una marea di certificazioni da parte disposte dal Ministero delle Infrastrutture, la Direzione Generale, dove hanno certificato effettivamente la pericolosità e le criticità da me rappresentate. Purtroppo nulla è stato fatto, le allarmanti certificazioni sono state messe nel cassetto.
Mi preme sottolineare in particolare, oltre alle criticità all'epoca segnalate, il tratto di strada che di Sant'Elia, che è dal ponte di San Vincenzo, ponte stradale San Vincenzo, fino a Capodarme, gli abitanti non hanno possibilità se non quella di infrangere continuamente il codice della strada e rischiare la pelle. Si sono interessate sia l'ANAS e il comune di Motta San Giovanni, che avevano promesso qualche iniziativa che a oggi non abbiamo visto, gli abitanti non hanno visto. È una gravissima situazione che quotidianamente, e il dottore Salamone in sede di sopralluogo congiunto che ha fatto insieme a me ne ha potuto constatare, è una minaccia continua. Perciò non aggiungo altro, dico soltanto che se andiamo a vedere la documentazione in mio possesso, non solo le segnalazioni ma quella che ci ha fornita sia l'ANAS e altre istituzioni, è impressionante. Uno stralcio l'ho prodotto all'osservatorio e ne può prendere, ne ha preso atto della copiosa documentazione. È servito soltanto a spendere soldi. E io vorrei fare un conteggio, la Corte dei Conti facesse un conteggio tra i sopralluoghi che sono stati fatti, la corrispondenza cartacea che c'è stata tra i vari ministeri, anche a livello regione, provincia, e quantificare il danno che è stato prodotto. Tutto qua. Ma il danno che è stato prodotto è sempre di meno alle vittime e ai sinistri che si sono verificati. Ogni famiglia, la 106 si è trasformata in un cimitero, vediamo soltanto delle lapide, delle croci, e continuiamo a vederle. L'ANAS ogni incidente promette che chiudi i varchi, e invece ci ritroviamo che ne autorizza altre aperture. Allora mi domando, visto che hanno voluto mettere in sicurezza sta 106, questo tratto da Reggio a Melito, se è stato fatto un sopralluogo per verificare esattamente le criticità, ma dalla riunione che ha fatto con la prefettura mi sembra che questo sopralluogo non è stato fatto, anche perché vediamo che si improvvisano dei lavori. Parlo specialmente del tratto di Lazzaro, dove vivo e ho più conoscenza, si sono improvvisati dei lavori. Perciò non c'è un progetto a monte, ma che sicuramente è carente, e durante il corso dei lavori vengono effettuati interventi che non erano da progetto, perciò non c'è nemmeno la certezza che vengono eseguite a regola d'arte. E io a Lazzaro devo citare la rotatoria a Lazzaro Nord, dove tutti i giorni, se non sbaglio, ieri o l'altro ieri ne è successo un altro, autovetture che vanno a finire direttamente sulla rotatoria. Ma voglio dire, vogliamo prendere atto. È quello che non sta succedendo. E allora il signor prefetto deve intervenire. Non è possibile che dal 14 gennaio 1999 le mie segnalazioni indirizzate tutte anche al signor prefetto non ho avuto riscontro. E allora qualcuno mi deve dire se siamo in uno Stato democratico, se noi ci dobbiamo tutelare da soli o debbono essere le istituzioni a tutelarci. Non si può ignorare questa situazione della 106. Perciò qualcuno si mettesse la mano sulla coscienza e vedesse cosa deve fare. Io ringrazio di nuovo il Presidente, il Dottore Salamone e tutti gli altri convenuti. Vuole dire qualche cosa tu? Sei raffreddato. E niente, possiamo chiudere, Melino? Niente, va bene, niente, allora io ringrazio, avanti tutta sicuramente, porta lo slogan 2005 avanti tutta. Naturalmente noi veramente non ci fermeremo, spero che la prossima riunione che faremo, che sarà una conferenza stampa, giorno 9 ci sarà la conferenza stampa dove illustreremo per filo e per segno quello che faremo nel 2015. Io intanto vi ringrazio e alla prossima. Buonasera a tutti e tanti tanti auguri a voi in famiglia. Grazie.